Ciao, ti do il benvenuto in questo video senza chitarra e senza microfono. Sto vicino alla camera, quindi credo che il microfono va bene. Più o meno dovresti sentirmi. Stavo riflettendo sul canale e a questo proposito volevo chiederti nei commenti se mi indichi, così come ho fatto nella newsletter, se mi indichi quale format ti piace, se le lezioni per fingerstyle facile, se le canzoni. Quindi ne ho fatti parecchi video ultimamente, sì, Pino Daniele, Necli, Abue, Patti Bravo, Bocelli, eccetera. Se, vabbè, il format dell'improvvisazione, dei brani per chitarra sola, insomma, anche io lo chiedo, anche se lo farò comunque. Cioè, comunque cerco di fare più cose, ovviamente più aspetti della chitarra, tutti questi. Però mi piaceva sapere tu cosa ne pensi. È importante un tuo parere, quindi se ricevo decine di commenti su un argomento piuttosto che un altro, mi regolo, insomma, lo faccio soprattutto per chi mi segue, insomma, per accontentare, diciamo, per fare qualcosa, un video che interessano a te soprattutto. Poi io qui stavo, insomma, riflettendo un po' sul canale, e ti confesso che non è facile proseguire e andare avanti, non è facile creare sempre nuovi contenuti interessanti, è un lavoro piuttosto oneroso, insomma. Tuttavia, io vedo che all'estero ci sono ottimi canali formati da più collaboratori, sai, chi è specializzato per la classica, per il jazz, piuttosto che il pop, l'heavy metal, eccetera. In Italia ne vedo pochi così strutturati, ovviamente. Quei pochi voglio criticare, voglio semplicemente dire, certamente ho ricevuto delle mail in cui mi viene detto: ma come fai da solo a trattare la chitarra con le dita, il blues, insomma. Io non ho, diciamo, per una decina d'anni non ho avuto collaboratori. Da qualche anno ho qualche collaboratore via web, una ragazza e un ragazzo, ma fondamentalmente la competenza ce l'ho io personalmente. Cioè, è una passione che ce l'ho da una vita, e diciamo è più di una passione, è un lavoro. Passione che è diventata lavoro, perché ho preso anche i titoli, quindi è ovvio che io ho iniziato 35 anni fa, quindi è ovvio che conosco il blues come la chitarra classica, come l'improvvisazione, jazz, rock, eccetera. Ho avuto modo di formarmi nel corso dei decenni, e mentre vedo canali dove li vedo dilettanti, quelli piuttosto dilettanti, è ovvio che hanno bisogno di collaboratori. Se uno suona da 10 anni, in 10 anni sì e no ha fatto pop, qualcosa rock, dico, la conoscenza è limitatissima. Oddio, è una presunzione dire di sapere tutto. È ovvio che io, la musica è vastissima, la lettura musicale, la teoria, l'armonia, il repertorio di vari generi, pop, rock, jazz, musica classica, è vastissimo. Però sicuramente consentimi di dire che ovviamente uno se ne è occupato per 40 anni di musica e di chitarra e ne sa qualcosa. Quindi il canale non vuole essere una cena autocelebrazione, però il canale, cioè la gente se ne è accorta che so il fatto mio. Quindi con questo che voglio dire? Voglio dire che il canale è di qualità, ve ne sarete accorti. Te ne sarai accorto, nonostante sono il solo a gestirlo, pur avendo adesso da qualche anno un paio di collaboratori, ma è, vabbè, io che decido i contenuti editoriali e c'ho dei collaboratori, qualche cosa, insomma, che si occupano di altro. Stiamo facendo il meglio, sto facendo il meglio, quindi ti invito di nuovo a scrivermi nei commenti, così come te l'ho chiesto nelle newsletter, di scrivermi il format che ti piace di più dai video che hai visto. Se ti piace tutto me lo scrivi, dici no, mi piace tutto quello che fa, le canzoni, oppure se mi indichi un format che ti piace in particolar modo,
mi aiuta a far sì che il canale sia migliore per la tua fruizione, per te, insomma. Con questo ti saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao da Giampiero. Ciao.